Grazie, grazie davvero per l'invito, grazie per l'opportunità che mi date, ci date quest'oggi di affrontare un tema che sicuramente è molto interessante e devo dire anche entusiasmante per certi versi. Dopo di me autorevoli colleghi daranno conto delle esperienze che hanno maturato, però io vorrei partire da un episodio forse di cronaca. Lui si chiama Massimo Caravaggio, come dire, un nome anche evocativo, e fa il sindaco di un comune di 600 abitanti, Gombito, è in provincia di Cremona. Ha deciso, insieme a un assessore e un consigliere, di fare del volontariato civico, facendo il sindaco di un comune, già lo fa tutti i giorni, diciamo, prendendoci anche responsabilità, ma già che c'era, ha deciso anche che, avendo lui a disposizione soltanto 4,5 dipendenti nel suo comune e avendo le risorse bloccate, forse era il caso, su un'area verde su cui poi dovrà sorgere un giardino pubblico, di togliere un po' di arbusti e liberarli, diciamo, da questo ingombro. È successo che l'ispettorato del lavoro gli ha comminato una multa di 12.000 euro, che probabilmente verrà ridotta a 3.000, in quanto è stato considerato datore di lavoro del consigliere e dell'assessore in questione. Io, quando ho letto quell'articolo, come dire, ho tremato, perché a partire dal maggio dell'aprile del 2013, poco, diciamo, dopo che mi sono insediato, camminando per la strada un giorno ho capito che alle brutture ci si fa un po' troppo l'abitudine. Allora mi sono detto: ma perché non chiamiamo i cittadini a dare una mano a pulire? Pulizia di primavera l'abbiamo chiamato. La prima edizione sono state 1200 cittadini, circa una quarantina di progetti, perché il segreto era che dovevano essere i cittadini a proporre che cosa sistemare, un giardino, una scuola, una panchina. L'ultima edizione ha visto la partecipazione di 4.000 cittadini con oltre 100 progetti. Voi pensate che cosa sarebbe potuto accadere se l'ispettorato del lavoro avesse deciso in quel momento di considerarmi datore di lavoro di una media azienda. Ecco, no, dico questo al di là della battuta, perché io credo che il tema sia davvero un tema importante e significativo. Prima di me, molto bene, è già stato detto sul significato, come dire, profondo del volontariato civico, della partecipazione civica, della capacità anche dal punto di vista, credo, della ricostruzione di un rapporto che è andato man mano sfilacciandosi tra le istituzioni e il cittadino, che sta dentro i progetti, diciamo, di partecipazione civica, di volontariato civico. E lo sforzo, credo, che noi abbiamo fatto, che tutti, molti comuni stanno facendo in questi anni, è proprio quello di, come dire, dare un senso alla partecipazione. Io sono molto d'accordo che prendersi cura dei beni comuni significa costruire comunità e liberare energie, perché spesso e volentieri lo viviamo nella quotidianità, diciamo, del rapporto di sindaci. Non c'è come dare l'opportunità, l'occasione ai cittadini per far davvero liberare energie e far esprimere la parte migliore del rapporto che c'è con i cittadini stessi. E devo dire soprattutto nelle giovani generazioni, perché anch'io sono molto convinto che nell'ambito, appunto, delle iniziative di pulizia di primavera, quei ragazzi che hanno sistemato quella panchina, probabilmente quando vivranno magari una crisi anche adolescenziale, che li porteranno magari ad avere dei contrasti anche un po' con il mondo che gli sta attorno, forse nei confronti di quella panchina avranno un po' più di rispetto. Non è, credo, una considerazione da libro cuore, è una considerazione che dal punto di vista anche dei percorsi educativi dobbiamo mettere in campo. Accanto a questo poi, come dire, sono gemmate una serie di altre iniziative. Per esempio, un'altra iniziativa si chiama Io lavoro e penso a te, perché poi bisogna anche, come dire, rendere un po' evocativo, no? E quindi questa idea dei genitori, dei nonni, degli zii che si occupano delle piccole manutenzioni all'interno delle scuole, dedicando una giornata, magari il sabato, proprio per intervenire e aggiustare quelle parti che magari le amministrazioni comunali non riescono ad arrivare. Anche qui dobbiamo stare molto attenti. Io sono d'accordo con quello che diceva prima il professor Arena. Noi non dobbiamo pensare che questo possa essere
un alibi e tantomeno una sostituzione dei doveri che noi sentiamo ovviamente come amministratori come nostri. Guai a noi se dovessimo pensare che c'è questa sostituzione dal punto di vista, diciamo, anche del rapporto. Non è assolutamente così. È qualcosa di diverso, è qualcosa di più profondo. Passatemi, insomma, l'idea un po' kennediana, no? Che cosa, non chiederti che cosa fai per il tuo comune, ma magari incominci a pensare che cosa puoi fare tu. Non chiederti cosa farà il tuo comune per te, ma magari che cosa puoi fare tu per il tuo comune. Ecco, sono tutte forme di volontariato civico che noi abbiamo verificato come man mano si vanno consolidando. Abbiamo fatto una stima. Attraverso le forme di partecipazione civica che abbiamo proposto nel corso di questi ultimi, appunto, 4 anni, sono circa 700 i cittadini che a Monza stabilmente ormai si occupano di cultura, di piccole manutenzioni, piuttosto che di cura del verde, nelle diverse forme che vengono proposte. E l'altro elemento interessante è che questa forma di volontariato civico non va a sottrarsi a chi fa già volontariato, ma è un elemento che si somma, e credo che questo sia un altro elemento interessante, anche perché una caratteristica di queste forme di partecipazione, come dire, è tale per cui è libera da qualunque valutazione di carattere politico, culturale, non c'è nessun impegno, ecco, da questo punto di vista. Lo fai solo per la tua città, lo fai solo nei confronti della tua comunità, e credo che questo sia, come dire, un valore in sé. Noi abbiamo adottato un regolamento, lo abbiamo fatto peraltro il 21 marzo, quindi anche qui la primavera che torna, dell'anno scorso, e devo dire è stato un percorso che è come se avessimo dovuto trovare uno strumento a fronte di tutto quel movimento che si era messo in atto prima. Quindi non siamo partiti dal regolamento per trovare poi le modalità, semmai si trattava, appunto, e si tratta di regolamentare queste forme, e anche qui attraverso delle modalità che sono molto differenziate. Io credo che un altro aspetto importante sia quello di offrire una gamma di partecipazione che sia la più ampia e la più articolata possibile, perché si va da progetti di natura ordinaria, e sono appunto le piccole manutenzioni, ad attività un po' più complesse. Più complesse significa, per esempio, appunto, avere a disposizione dei beni anche importanti e significativi che non si sa bene in che modo si possono recuperare, o meglio, io dico sempre che i fondi e le risorse per il recupero dei beni di norma in qualche modo si possono trovare. Scusate la banalità, è un po' come l'automobile, tutti magari ce la possiamo acquistare, poi però mantenerla diventa un problema, no? E allora la capacità che si può avere di mettere in circolo risorse che, appunto, possono anche poi gestire quel bene pubblico, ovviamente senza ritorni dal punto di vista economico, non ci può essere un'attività di lucro nella gestione di quel bene comune, diventa anche un interessante modo per trovare, diciamo, queste forme di partecipazione. Io in questo momento volevo anche portare l'esempio di una situazione che stiamo in qualche modo mettendo in campo, ed è interessante perché voglio proprio vedere come andrà a finire, insomma, un po' questo esperimento. Noi abbiamo dei giardini, diciamo vicino a un centro sportivo, che nel corso degli anni sono sempre stati, appunto, oggetto di interventi di riqualificazione da parte delle diverse amministrazioni comunali, anche l'ultima nostra, insomma, qualcosa ci ha messo. Però abbiamo visto che poi questa situazione, per una serie di ragioni, finiva poi con far tornare e precipitare ancora nel degrado, perché la collocazione è una collocazione un po' particolare, un po' di risulta, insomma, si presta delle frequentazioni che non sono poi quasi sempre accompagnano in sé, appunto, anche fenomeni qualche volta di degrado e di devastazione. Abbiamo voluto scegliere una modalità un po' diversa. E abbiamo chiesto alle consulte di quartiere, le consulte noi le abbiamo dovute costituire in città, perché a seguito del superamento dei consigli di circoscrizione, che, come è noto, per i comuni che stanno sotto i 500.000 non esistono più, abbiamo però ricostituito questi luoghi in cui i soggetti presenti sul territorio, diverso titolo, le agenzie educative, le società sportive, le associazioni culturali, insomma, chi ha diverso titolo si occupa del territorio,
ha un ambito in cui si può confrontare con l'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto a loro, insomma, in che modo avremmo potuto rigenerare, diciamo, questo spazio che oggi è un non luogo, insomma. Ed è molto interessante come si sono affacciati soggetti che apparentemente tra di loro magari non si capisce come possano dialogare, interloquire. Si va, insomma, da chi si occupa di problemi di salute mentale ai club del Rotary o dei Lions, quindi club di servizio insieme ad associazioni sportive, o chi si occupa di giardinaggio. Ecco, per dire loro, vi affidiamo quest'area, quindi attraverso questa forma e questa la regolamentazione che abbiamo individuato, cerchiamo insieme di trovare anche delle risorse, magari facendo, come dire, delle forme di fundraising che coinvolgano anche il quartiere in una maniera più ampia, e poi per ciascuna parte vediamo di trovare una modalità di gestione che faccia vivere questo spazio, non venga soltanto, come dire, riconsegnato a un destino che rischia di essere inevitabilmente quello che avevamo già visto prima, ma che invece possa diventare un momento, diciamo, di aggregazione importante per il quartiere. Devo dire che, come spesso accade, come dire, il viaggio è anche magari più interessante della meta, perché già in questo percorso di partecipazione, di costruzione del progetto, queste diverse realtà hanno incominciato a dialogare, a interloquire tra di loro, a conoscersi e quindi già in qualche modo a fare comunità, no? Quindi dando evidentemente lo sbocco poi che deve essere concreto, perché poi noi come sindaci abbiamo, come dire, una dose di pragmatismo che ci contraddistingue e che ci deve comunque portare ad arrivare a un risultato finale. Però devo dire, è stata un'esperienza ed è un'esperienza interessante che credo possa essere, come dire, anche considerato, per quanto ci riguarda, un esperimento, ma che finora appunto sta ottenendo dei risultati importanti. Questo è un po' il senso, perché appunto io credo che sul tema della fiducia che va ricostituita, e quindi la capacità, come veniva detto prima, di offrire opportunità di fare comunità è qualcosa di importante, e sono assolutamente d'accordo che questa sia la strada migliore. Io concludo, perché dal punto di vista, diciamo, di ANCI, noi vogliamo seguire con molta attenzione queste esperienze, anzi io credo che possiamo anche costituire attraverso ANCI anche un coordinamento, insomma, no? dei comuni che, adottando questi regolamenti, possano mettere ancora una volta in condivisione le buone pratiche. D'altra parte, da un po' di tempo a questa parte, ANCI Lombardia ha cambiato un po' il suo logo, avendo avuto la possibilità di cambiare sede, adesso siamo in via Rovello 2, esattamente dove prima c'era Expo e Beppe Sala in qualità di commissario unico, quindi una sede molto ampia e molto spaziosa. L'abbiamo chiamata la Casa dei Comuni, proprio per dare il senso, diciamo, di un luogo in cui diversi enti locali, ma non soltanto loro, possono utilizzarlo. Ecco, io credo che all'interno di questa Casa dei Comuni un'idea di confronto e di condivisione delle buone pratiche, facendo anche un'attività di promozione nei confronti anche degli altri comuni, ci sta sicuramente, proprio nella logica che è stata indicata quest'oggi. Grazie.